Ciao, sono Felipe, andiamo a guardare insieme un giro di qualifica a Silverstone. Qui siamo per iniziare il giro a Silverstone, siamo qui a rettilineo del box, dove si arriva a una curva molto molto veloce qua in pieno, bella da fare. Qui arriviamo qui a una parte lenta del circuito, una frenatona in seconda marcia, destra, poi un'altra frenata per una curva sinistra. Devi provare a usare tutta la uscita, la trazione, dove arriva una curva molto veloce qui, e andiamo per arrivare qua a la parte un po' vecchia del circuito, che è una curva molto difficile in terza marcia, e qui è anche un'altra curva dove c'è sempre sottosterzo. È importante usare tanto l'entrata ma anche l'uscita per la trazione. Arriviamo qui al vecchio rettilineo del box, dove c'è anche una curva molto molto veloce qua, appena molli e toni nell'accelerazione, e qui è anche una delle parti più belle del circuito, delle curve molto molto veloci in pieno. Adesso un cambio di direzione, una marcia giù, adesso un altro cambio di direzione, dove si arriva al rettilineo di dietro, anche importante perché per raffreddare un po' le gomme, che arriva sempre adesso a una curva veloce dove le gomme calde fai avere più sottosterzo, che è anche bello. Poi arriva qui alla frenata per l'ultima parte del circuito, una chicane lenta, no? Dove anche la cambio di direzione è importante, avere una buona trazione, e finisce il giro di Silverstone, che è una pista che mi piace molto a guidare.